Cari appassionati di fungociclismo, eccoci partire a sorpresa dal padule di Fucecchio per questa avventura che ci porterà a dare un'occhiata a volo d'uccello su tutto la zona, le zone toscane, da zero praticamente a 1400 metri, zone dove è piovuto in maniera sufficiente. Vedete questi uccelli che volano, straordinari. Padule è un luogo straordinario, pieno di vita, poco abitato, quindi è bellissimo. E ci sono questi boschi di contorno che sono molto interessanti. L'unico problema, vedete anche dei laghi molto belli, ma l'unico problema è che non avevo calcolato un paio di cosette e qui iniziano le mie sventure. Bosco diradato, vedete qua, è chiaramente difficile da transitare e non molto adatto a cercare funghi. E questo è solo l'inizio, perché poi quando entro dentro mi accorgo di un piccolo problema. Dopo essere riuscito a districarmi per entrare nella parte del bosco non ancora diradata, vedete, qui sono praticamente bloccato. Vado, vedete qui sono bloccato, in qualche maniera riesco a passare e mi ritrovo, vedete, finalmente in un bosco vero e completo dove si può trovare qualche bel fungo. Il problema è che qui vengo attaccato da numerose zanzare e animali simili che mi torturano. Se andate in questi boschi vi consiglio di portare la tuta da apicoltore. Davvero, quello che ho dovuto fare io è continuare a muovermi per non essere massacrato da questi simpaticissimi insetti. Ed ecco che vedete su questo sentiero. Sia per i funghi che per i cosi. Vado per macro categorie, quindi non ci sono problemi. Su, mentre sono già salito, ora facciamo un bel salto. Salito da Casore, vado su. Vedete qua ci sono, c'è un bosco sopra Casore che si estende fino alla macchia Antonini, che è davvero interessante. E già qui inizio a vedere funghi copiosi, mentre nel padule devo dire che nonostante le notizie che aveva avuto non c'erano grandi quantità di funghi. Vedete, il sottobosco è fresco e nonostante non sia piovuto tanto in questa zona si vedono un sacco di funghi, chiaramente purtroppo non porcini, anche se poi mentre mi avvicino a Prunetta, quando sono ancora nel comune di Marliana, poi inizio a vedere qualcosa e su un ciglione vedo un porcino bello e fatto, un po' vecchio, wow. E decido di lasciarlo lì, sperando poi di trovarlo al ritorno. Errore, altro errore da non fare ovviamente, ma perché credevo di trovare chissà cosa andando avanti, quindi mi attendevo una grande giornata fungaiola, come noi fungaioli spesso siamo troppo ottimisti. E invece tantissimi funghi, però i porcini sembrano ancora latitare. Ed ecco qua, salgo dalla via che va da Mammiano Basso a Mammiano, paese che ha avuto il suo massimo momento di fulgore quando nel 1804 il Papa, che doveva andare a incoronare Napoleone, ebbe questa sventura di avere un problema, un guasto alla carrozza. Si dovette fermare a fare una serie di selfie con i paesani di Mammiano, che furono chiaramente molto contenti. Per fortuna non esistevano ancora i cellulari. Ed ecco volo d'uccello su Mammiano, paese dal valore storico, molto vicino a San Marcello Pistoiese, chiaramente influenzato da questo grande paese San Marcello Pistoiese, però che ha una sua identità precisa. Vedete stradine, scalette, chiese straordinarie. E uscendo da Mammiano inizio ad andare verso i paesi forse meno conosciuti della montagna pistoiese, perché non hanno una strada di grande transito intorno, ma in realtà poi conosciuti da quelli che veramente conoscono la montagna pistoiese. Vedete, qui sono quasi a San Marcello, giro a sinistra e vado verso Spignana. Naturalmente sempre con un occhio rivolto al bosco, lateralmente sui ciglioni si iniziano a vedere i funghi, quindi è un buon segno, si continuano a vedere, già
dicevo, già da Casole si vedevano. E comunque l'itinerario veramente a un dislivello pazzesco, sono un po' consumato già, ma devo ancora salire molto. Ed eccoci qua a Spignana, luogo, paese legato chiaramente a doppio filo all'Ancisa e al successivo paese che andremo a vedere dopo. Ora vedete Spignana, luogo di villeggiatura estivo di Gino Bartali, paese antico, storico, molto bello. Purtroppo qui mi sono accorto che c'è una politica di aver chiuso tutte le fontanelle, anche dei giardini pubblici, come vedete, che io discuterei perché esistono i rubinetti e forse sarebbe meglio usarli invece che chiudere direttamente dalla fonte l'acqua per lasciare tutte le persone che hanno bisogno magari di riempire la borraccia in difficoltà. Per fortuna la mia borraccia di 1 litro mi dà una certa autonomia e posso resistere. Meno male. L'Ancisa, vedete qua siamo già all'Ancisa se non sbaglio, sì, borgo storico, e poi andiamo a Lizziano Pistoiese. Lizziano Pistoiese che purtroppo ha avuto nel 1814 una frana che lo ha purtroppo cancellato. Vedete, stiamo arrivando a Lizziano, questa bellissima strada panoramica. E purtroppo c'è stata questa frana che l'ha cancellato e è stato dovuto essere ricostruito da capo. Comunque Lizziano Pistoiese è un paese molto gradevole, come vedrete tra poco, pieno di murales e anche di monumenti, è stato ricostruito in maniera straordinaria. E ci sono tutta questa serie di murales, vedete, questa è la Porta del Cielo, vedete questi cavalli di vario tipo, vedete, di vario genere, che rendono il paese chiaramente molto piacevole. La Un po' le popolazione si è gambe. ristabilita ed è ovviamente un centro di montagna pistoiese bellissimo. Ecco, ora andiamo verso Vizzaneta, che è un centro più piccolo. Vedete il Casio Gatto di Lizziano Pistoiese. Ed ecco, siamo a Vizzaneta e andiamo poi, vedete, dritto per dritto verso la Doganaccia, per questo sentiero che è abbastanza conosciuto. C'è anche qui una chiesa oratorio. E si sale qua, vedete. Vedete qua come si sale sul bosco. Si vedono già, vedete, anche voi stessi, i funghi nel castagneto. Ci sono tanti funghi. Vedete qua c'è una amanita che è un segnale positivo di anticipo del fungo porcino, però purtroppo la amanita non ci porta al porcino questa volta. Troveremo tantissime amanite, tantissime russule. Anche ho visto anche proprio lungo la strada, se non proprio dentro la strada, dei galletti, ma il porcino per ora non si vede. Ma chiaramente quando voi vedete questo video io credo che saranno già usciti perché il bosco è in condizioni spettacolari. Vedete questo splendido ciliegio, qui siamo una radura. Il bosco è in condizioni spettacolari e presto probabilmente avremo una fuoriuscita di porcini straordinaria, un po' in tutta la Toscana, ma soprattutto dove è piovuto a sufficienza intorno al 15-18 di agosto. Vedete qua, devo uscire un po' dal bosco perché la strada prosegue in questo pascolo un po' abbandonato e per fortuna però trovo da bere a distanza di poco prima di arrivare a Doganaccia perché qui era veramente in difficoltà, avevo già finito l'acqua e è un momento di bere. Ecco qua, vedete? E questo abbeveratoio per animali è quello che mi salva. L'acqua non era male, a dire la verità, nonostante le alghe. L'acqua era in sapore completamente, quindi io mi sono fidato anche perché stavo morendo di sete. E qua posso quindi approfondire in questi bellissimi boschi, vedere un po' la situazione, zone più o meno, vedete, più fogliose, più rivolte a nord, più rivolte a sud, ho guardato ogni versante, ogni situazione, andando verso le mie fungaie più conosciute che sono oltre la Doganaccia, dove sono arrivato, vedete qua, qui siamo praticamente alla Doganaccia, rientro sulla strada asfaltata per farvi capire da dove sono sbucato, così potete fare voi stessi questo splendido itinerario. Devo dire un po' sassoso per la bici, magari con una bici elettrica farete meno fatica, con una mountain bike elettrica, con la bici mountain bike normale in effetti è stato molto pesante come salita, dislivello pazzesco. Ed ecco qua andiamo nel bosco a me più consono, nella faggeta a me più consono che conosco meglio. Si inizia a vedere una bella quantità di funghi, però all'impressione mia, quando sono andato io, era un pochino presto. Ora sono passati dei giorni perché ho avuto problemi, a montare il video
perché mi sono spostato in vacanze, quindi credo che il bosco sarà molto molto più ricco ad oggi rispetto alle immagini che vedete. Ma nonostante questo, già all'epoca vedete c'erano un sacco di pseudoboleti. Io dico pseudoboleti e tutti i funghi hanno spugna sotto. Per semplificare, andando per macro categorie, per non andare a fare i pignoli anche verso i meno esperti, pseudoboleti, diciamo funghi una spugna sotto, la facciamo semplice. Funghi con le lamelle, le vediamo magari in amanite e russule e altri ovviamente che capiteranno e vi racconterò. Per non andare a complicare la vita in un mondo dove i funghi sono stati probabilmente classificati in 100.000 specie, diciamo la verità, 100.000 specie di funghi, quindi è inutile stare lì a fare i pignoli sulla microcategoria dei microfunghi. Questa è chiaramente russula. Poi ho visto anche diversi verdoni che sono dei funghi che vengono un po' più tardi, sono, vedete quante cose ci sono, però qua, amanite, varie, eccetera, parenti delle russule. I verdoni, funghi molto che chiaramente la gente, alcune persone mangiano, io non sono interessato, non ho trovato mai di sapore interessante, hanno un sapore praticamente assente, francamente preferisco mangiarmi un bel porcino, chiaramente i porcini sono più difficili da trovare perché tutti li cercano, ma io se devo scegliere di prendere dei funghi mi prendo solo i porcini e tanti saluti. So che molti dicono questo è sbagliato perché eccetera eccetera. I galletti io li apprezzo solo insieme ai porcini mischiati perché se devo fare un Buonasera. primo ai funghi, una boscaiola, sinceramente se sono tutti porcini è meglio, altrimenti al limite metto metà porcini e metà galletti. Ed ecco qua. Vedete, sto provando vari tipi di boschi. Sono sceso un po' di quota per vedere se erano più avanti, più in basso. Chiaramente, questa è la situazione. Perché, però, qua purtroppo il 12 di agosto, dove c'era stata la pioggia doganaccia, mi ha spinto fino quassù. Non ero sicuro fosse piovuto. E quindi, il rischio qual è? Il rischio è che qua poi il bosco era più secco, quindi ancora più indietro per quello. E quindi trovare l'altezza giusta è difficile, però oggi, ad oggi il problema non si pone più perché praticamente siamo arrivati a un punto in cui i funghi stanno uscendo un po' da tutte le parti, per fortuna, e nel prossimo video ci divertiremo. Io purtroppo mi sono spostato un po' a sud della Toscana e comunque registrerò anche da lì, senza problemi. Vedete qua, continuo a tentare, a insistere e spero ancora di ritrovare il mio bel porcino che avevo visto classificato e lasciato lì nascosto un po' sull'erba del ciglione. Vedrete, rimarrò un po' deluso quando andrò a prenderlo finalmente, che era quasi alla fine del mio itinerario. Anche perché sta venendo buio e sono qua, vedete, esco da Prunetta, entro dopo Prunetta, entro 500 metri siamo già nel comune di Marliana. E purtroppo quello che succede è che quando arrivo a vedere, vedete qua, questa è la zona dove ho visto il mio fungo, il mio porcino, dato vecchio ma anche bello grosso. Forse non era molto sano e quindi per quello anche non ho approfondito, ho sperato di non destare l'attenzione di nessuno fermandovi solo per pochi attimi senza neanche fotografarlo, e il risultato è che non lo ritrovo perché chiaramente tante persone vengono a camminare in questa zona e hanno trovato ottimo da mettere in padella il porcino, mentre io vabbè, ci rinuncio volentieri per loro. Questa è andata così, non mi importa. Ne ho trovati tanti, c'è cioè il congelatore pieno di luglio, per fortuna è stato un luglio straordinario per me. E l'ho lasciato volentieri a loro. E vedete che troverò straordinari funghi a settembre, ma non ora. Vedete, faccio buio Arrivano perché là, boh, chiaramente non ci infatti. sto e cerco ancora di insistere e a cercare qualcosa. Andando sul primo bosco che avevo visto nel comune di Marliana, dopo la Macchia Antonini, mi sembrava molto ben messo e lo era, solo che è talmente buio che si inizia a fare fatica. Io però mi inoltro lo stesso un pochettino. Però via via si entra nel bosco si vede meno e quindi difficile, però vedete il bosco questo qui era in ottime condizioni e andate a vedere un po' se trovate qualcosa voi. Io sono andato verso un piccolo appostamento di agio, c'era una radura per vedere qualche cosa ma non c'era nulla da fare, quindi triste e sconsolato scendo in discesa ma cullato dal vento, scendo giù verso una nuova avventura fungaiola che vedremo nelle prossime puntate. Arrivederci.